Mattina freddissima qui a San Siro, ma non per tutti, perché per il team più vincente d'Italia è stata un'altra annata caldissima. Andiamo quindi a sentire come ci descrive il suo 2016 Alduino Botti direttamente dalle sue parole, qui dalla sua scuderia. A bocce ferme dopo una stagione interessante, come sempre per voi, qual è la copertina di questa stagione per la scuderia Botti? Ma la copertina della stagione è il cavallo che sinceramente forse ci ha dato più senso e tutto quanto è Full Drago, che nel derby aveva avuto la possibilità di aver camminato di più, non so come andava a finire. Avresti detto che potenzialmente avrebbe potuto essere uno dei migliori, se non il top? Ma questo no, posso dire che da quello che aveva fatto vedere sin da Pulledro e tutto quanto, che era quello che poteva far molto bene la distanza, che poteva reggere bene la distanza, e quindi una speranza c'era sempre, però dire che era lui quello di qualità che poi dopo poteva uscire e a fine stagione rivelarsi il meglio, questo non, l'anno scorso di questi tempi non lo si poteva dire. Raccontaci tu, insomma, gli altri che sono stati secondo te le punte di scuderia dei tre anni. Nei tre anni le punte di scuderia sono state, vabbè, con Selice ha vinto il, come si chiama, Regina Elena, poi dopo Poeta di Letto ci è andata bene, abbiamo vinto anche con lui il Parioli. Carlo Onesti, sinceramente ce ne possono essere anche tanti, purtroppo però la nostra scuderia fa un tipo di lavoro abbastanza per trovare selezione e tutto quanto, e a volte qualcheduno magari ti passa un attimo per super lavoro, diciamo. Certo, ecco. La corsa della vita di quel cavallo lì poteva essere quella che in quel momento non è al massimo della forma. Certo, non è venuto nel momento giusto. Esatto, non è venuto nel momento giusto, nel punto giusto e tutto quanto. E quello è il nostro difficile da vedere, da selezionarli e poi fare i programmi giusti per arrivare giusti a quelle corse che noi pensiamo di arrivarci, di puntare, ecco. Quest'anno con poche linee che abbiamo avuto in Italia, diciamo, e tutto quanto, esprimersi a dire questo qui, quest'altro sarà il meglio, c'è un punto interrogativo. Due anni a cui Alduino Botti a fine stagione assegnerebbe il suo valore massimo in scuderia. Parliamo della stagione però. Ma è un cavallo che noi speravamo molto e che aveva dimostrato da essere un cavallo interessante, Beats Power, che avevamo sperato molto e tutto quanto. Poi dopo siamo andati nel Gran Criterium con un terreno che lui penso che non è proprio il suo pane e ha fallito la corsa. E sinceramente il Gran Criterium poi di tutti quelli nostri, quello che ha corso meglio di tutti è stato Amintas, cavallo che penso che sia discreto, però non so a che livelli, perché il suo fisico non è che gli permetta determinati lavori da poter tenere lavori dal cavallo da Gran Premio, speriamo. Parliamo di cose belle e la vittoria più interessante, carta alla mano, si chiama Lidia Tesio, l'ennesimo Lidia Tesio, Sound of Freedom. Sound of Freedom. Anche lei è una storia particolare. Che cosa hai pensato di questa cavalla che quando è andata oltre manica non si è mai trovata? Lei là il lavoro l'ha accettato bene, è rimasta sempre bella in condizioni e tutto quanto, però in corsa quando purtroppo le piste inglesi, cioè quei sali e scendi, non l'ha mai sopportati molto.
visto, abbiamo tentato a riportarla in Italia perché avevamo visto che anche Marco ci diceva per me non si adatta a questo percorso, eccetera, eccetera. Sinceramente poi siamo rientrati a Roma. Più che altro lei in quella corsa lì è rimasta lì a controllare il responsabile Love, che si pensava che potesse essere la cavalla da battere, plein air è scappata via, in fondo viene ma lei non fa tempo a raggiungerla. E quindi però oltretutto quella corsa lì l'ha portata bene a puntino per poi Lidia Tesio, è stata una bella soddisfazione. Basta Sound of Freedom! Il tuo ruolo in una realtà come quella di oggi è quasi più manageriale, nel senso che devi guardare anche, guardi l'allevamento, sei proprietario, una vera e propria azienda. Come ti ritrovi? Quanto ti senti ancora allenatore classico oggi o quanto invece anche manager di una realtà simile? Al 100% sia da una parte sia dall'altra, perché sono proprio, amo il cavallo, io nella mia vita, devo essere sincero, le ferie non so cosa sono, però non mi dispiace di non essermi divertito di più, mica ferie, questo e quest'altro, andare a conoscere le Maldive, non Maldive. A me mi è piaciuto sempre fare quello che ho fatto, il mestiere, dedicarmi perché anche quello dell'allevamento, dedicarti allo studio del cavallo e l'incrocio e tutto quanto. E anche quella è una bella soddisfazione, perché quando poi dopo un cavallo ti vince delle corse buone, dei gruppi e tutto quanto, e l'hai creato te, insomma, ti senti abbastanza è una soddisfazione. Una bella soddisfazione, ecco. Uno come Alduino Botti, ha finito di imparare o ancora? No, quando vado all'estero, vado sulle piste con Marco, così anche in Inghilterra, cerco sempre da guardare i lavori degli altri, vedo passare il gruppo di Stout, vedo passare il gruppo di Luca Cumani. Non è così facile, a me non è mai piaciuto neanche giocare proprio per questo, perché non è facile. Tante volte scappo via anche dalle tue grimpie che mi vuoi dell'intervista e tutto quanto, ma proprio per quello, per non essere in difficoltà nei confronti anche dei proprietari, perché non è giusto dire ma questo corre così, quest'altro corre così. Ricordiamo quali sono le tue tecniche, tipo dare gamba vicino alla tribunetta e scappare all'uscita, il telefono che fa finta di squillare, dai, dille! Quelle sono le quelli che devi seguire alle gabbie. Le scamotage per scappare dalle tue grimpie. Vabbè, così, dell'intervista. Allora signori, sappiatelo, Alduino Botti scende sempre in pista con... Ma non perché non voglio darti notizie della corsa o tutto quanto, perché tante volte proprio sono in difficoltà difficoltà nei confronti dei proprietari, ecco. Vabbè, dai, lo sappiamo, adesso era una battuta, ci piace vedere comunque la professionalità con cui vengono presentati sempre i cavalli, rimanete anche quest'anno dopo oltre 30 anni una garanzia. Ti faccio già i complimenti per il titolo, perché non so quale... Per quello abbiamo vinto 42 volte. Devi anche pensare quante sono, pensa. Abbiamo detto non è che devo pensare. 42. Ci sta. Grande Alduino. Niente. Grazie. Alla prossima.